dimostrazioni di desiderio. Se tu vuoi fare, se tu vuoi andare in piazza in maniera, come dire, che la gente ne sia cosciente e partecipi, lo dici prima, ti organizzi, ma se tu fai una cosa di nascosto o quasi, che comunichi solo ai giornalisti, è chiaro che lo fai perché devi far vedere che fai qualcosa, ma sai che se lo avessi fatto in maniera, come dire, più comunicata, probabilmente la partecipazione sarebbe stata molto bassa. E anche sul tema sicurezza vero e proprio, io ringrazio quello che è già stato detto, che è intervenuto prima di me, è chiaro che ci sono compiti diversi tra la polizia locale e le forze dell'ordine, ma perché il testo unico degli enti locali, oltre che la Costituzione, come ha ricordato Alessandro, dicono cose diverse. Io non posso mandare la polizia locale a fare quello che devono fare i carabinieri, che deve fare la polizia di Stato o che deve fare la guardia di finanza. La polizia locale collabora con queste forze dell'ordine quando il questore e il prefetto mettono in atto degli interventi sul territorio che richiedono anche la collaborazione della polizia locale. È successo settimana scorsa, come sapete, no? Settimana scorsa c'è stata questa operazione, è stata gestita dalla compagnia dei carabinieri di Saronno, al comando del maggiore Sugliano, che io ringrazio perché davvero sono molto attivi sul nostro territorio e non solo. Sono state fermate 10 persone. Di queste 10 persone, 2 erano regolari, quindi sono state rilasciate, 1 aveva precedenti, quindi è stato arrestato. Degli altri 7, 4 si sono dovuti rilasciare perché nei centri nazionali non c'era posto. Questo è quello che sta combinando il governo nazionale. I tre rimasti non rilasciati, uno è stato accompagnato al centro di permanenza in attesa di espulsione di Roma, altri 2 sono stati accompagnati dalla polizia locale, ovviamente su indicazione della questura, al centro di Macomer in Sardegna, biglietti aerei a carico del comune di Saronno. Non sappiamo ancora se c'è da qualche parte un fondo del Ministero che ci permetterà di rientrare da questi costi. Ne ho parlato col prefetto che, devo dire, gentilmente si è messo a disposizione per verificare se c'è un fondo al quale il Comune di Saronno può chiedere il rimborso dei biglietti. Ma questa è la situazione nella quale ci muoviamo dal punto di vista della sicurezza. Allora, sono contento che le forze dell'ordine abbiano fatto questo intervento e mi auguro che ne facciano. Devo scappare, sennò per dove hai pensato. Buon lavoro. Mi auguro che ne facciano molti altri e la polizia locale collaborerà. Però dobbiamo tenere presente la situazione concreta nella quale ci troviamo.